Bentrovati con un nuovo appuntamento con Rack Magazine, il tuffo nuovamente in quella che è stata la storia del Black Mamba, Kobe Bryant, all'interno di un filmato inedito e realmente bellissimo che vi consiglio di seguire e di gustarvelo fino in fondo, e poi le dichiarazioni di un personaggio che lo ha conosciuto molto a molto da vicino, e poi ovviamente il punto sui campionati e l'evolversi sulle vicende delle squadre del basket di Calabria. Seguiteci! È stato il maestro del giornalismo sportivo legato alla pallacanestro, il maestro di Flavio Tranquillo, per capirci. Aldo Giordani, un uomo, un mito, è probabilmente un veggente, capacità alla Houdini o chi per lui, veramente strabiliante all'interno di questo filmato e di questo speciale. Era lo Stargame del 1985, anche se abbiamo condito questo filmato con la domenica sportiva di quegli anni o giù di lì, con uno straordinario e compianto Gianfranco Benvenuti in compagnia del mito Kim Hughes, cittadino di Reggio Calabria, che fino a qualche anno fa era il vice allenatore o capo allenatore all'interno di franchigie NBA come Denver Nuggets, Brooklyn Nets, Portland Trail Blazers e non solo. Gustiamoci questo video, guardatelo tutto d'un fiato. È considerato il massimo artefice del boom cestistico in Italia, grazie all'incessante opera promozionale svolta in favore del gioco. Aldo Giordani, giornalista sportivo e telecronista italiano, nato nel 1924, ex cestista e allenatore. Sulle sue capacità straordinarie giornalistiche non solo non vi era alcun dubbio, eccolo con Gianfranco Benvenuti e Kim Hughes durante la domenica sportiva, format che provava a parlare di pallacanestro in mezzo al boom calcistico di Inter, Milan, Juve e Napoli negli anni 80. Ma che Aldo Giordani fosse anche un veggente, probabilmente in pochi potevano realmente immaginarlo. Ascoltate cosa disse durante lo Star Game. Era il 1985 e si sfidavano in quel di Firenze i migliori stranieri della Serie A1, allenati da Dido Guerrieri, contro i migliori stranieri della Serie A2, allenati dall'allenatore della Viola Reggio Calabria, Cacco Benvenuti. In scena l'americano del Nero Arancio, Kim Hughes, in compagnia dell'americano straordinario, dell'americanico Gol Rieti, ovvero Joe Bryant, accompagnato come sempre dal figlio Kobe. Gelani, ha subito fallo Gelani, fallo di Hacker su Gelani. 3 minuti 57 secondi, 138-134. Gelani stava per tirare, c'è un minuto di sospensione. Diamo qualche punteggio individuale, così Gelani 15 punti, 23 Coleman, 15 Anderson, 15 anche Frederick per la formazione di A1, diciamo 12 Davis, ma ripeto i cenni statistici sono anche superflui, ecco la formazione che ancora comanda nel punteggio, comanda per la verità dall'inizio, ma adesso è stata molto ravvicinata. Vicino a me c'è il simpaticissimo Kobe Bryant, che è il figlioletto dell'asso dell'American Eagle, che si è prima esibito in un palleggio nel quale davvero dimostra che buon sangue non mente. Se il regista lo può inquadrare qui davanti al tavolo, il simpatico Noma, che adesso va a riprendere il posto in panchina. 138 a 134, naturalmente sono presenti moltissimi figli, figlioletti dei giocatori in competizione. Gelani in lunetta a 3 minuti e 57. Adesso siamo 139-134, Gelani 16 punti, altro tiro libero per lui, siamo sul rettilineo d'arrivo di questa partita, ancora sono 6 del lunghetto di vantaggio per la formazione in maglia rossa, ora in difesa, ecco qui, vedete, avete visto prima, Kobe, bella stoppata di Coleman, stupendo Coleman, Bryant da una parte, Davis, Coleman dall'altra, ma tutti gli altri sono naturalmente più o meno sullo stesso piano. Ecco ancora che il regista Paris dimostra come ci sia stato questa sera il pubblico delle grandi occasioni per uno spettacolo che, ecco ancora Kobe Bryant, simpaticissima mascotte di colore della formazione di A2 e ragazzino che certamente promette un certo avvenire. Buon sangue non mente, evidentemente
è degno figlio di Potanto Padre. 147-143, ultimi 7 secondi di gioco. Dopo questa parentesi storica, realmente bellissima, con questo bambino con la tutina bianca e celeste che palleggiava con la destra e con la sinistra nel Palasport di Firenze, ci trasferiamo al Palasport di Catanzaro Lido, al Palapulerà, anche perché è ritornata in casa la Planet Basket Catanzaro di Umberto Di Martino. Scopriamo com'è andata. Sconfitta casalinga per la Planet Basket Catanzaro. I continui rinforzi sul mercato delle contendenti alla Serie B fanno la differenza. Il 2020 dei giallorossi è iniziato con il freno a mano tirato. Una settimana difficilissima per i ragazzi di Umberto Di Martino, tra influenze collettive e condizioni difficili, e dunque i giallorossi resistono per due quarti contro la New Basket di Caserta. Nel terzo quarto uno scatenato Ernesto Carrichiello, MVP della sfida, atleta che ha sfiorato i 40 punti, ben supportato da Puoti, firmano il break decisivo. Per la Planet non bastano le doppie cifre di Cosimo Commisso e Billy Fall, l'ultimo a mollare il capitano Andrea Procopio, stoico fino al quarantesimo, termine 83-91. Settimana scorsa siamo stati per le strade di Kobe, abbiamo girato un po' tutta la città, davanti all'ex multiservizi, al condominio dove c'era la villa che fu successivamente del mito Dan Caldwell di Alexander Volkov, e dove abitava Kobe Bryant in compagnia del papà Joe all'interno della stagione 1985-86. L'allenatore era Santi Puglisi in compagnia di Gaetano Gebbia, che nomineremo spesso all'interno di questo nostro appuntamento, e oggi ascoltiamo invece il suo unico e vero allenatore in riva allo Stretto, il primo e unico originale al 100% marchio origine controllata Rocco Romeo dal rione di Archi, che in quegli anni era un istruttore della scuola di basket della cestistica Piero Viola, scuola di basket nata per volere di Gianfranco Benvenuti, dal quale serbatoio uscivano fior fior di giocatori e fior fior di allenatori, ricordando che allenatori del calibro di Gaetano Gebbia, Giovanni Benedetto, Giovanni Tripodi, Pasquale Racà e non solo, partirono proprio dal liceo Vinci, dal Vitrioli, piccole palestre che andavano a firmare una sorta di anteprima di quello che fu successivamente il Pianeta Viola. Ascoltiamo coach Rocco Romeo in esclusiva per noi e poi torniamo in studio. Bentrovati, io l'ultima intervista a Rocco Romeo l'ho fatta per il Mamba Out, eravamo in radio, insomma erano tanti bei discorsi che fondamentalmente sono rimasti intatti. Purtroppo però c'è stato questo epilogo molto molto triste. Rocco, innanzitutto giorno 24, funerali ufficiali, una tua considerazione su tutto quello che è successo, probabilmente era la fine che nessuno voleva raccontare. Tanto ti ringrazio perché ti rivedo sempre con piacere. E certo, è stato un epilogo bruttissimo che nessuno mai si sarebbe aspettato. La fine di Kobe, della figlia e delle altre persone è stata una cosa, una tragedia, ma poi ha colpito soprattutto come sono morti, bruciati, carbonizzati su un elicottero. Questa è la cosa che più ha toccato l'anima delle persone. E poi voglio dire anche la giovane età. Io ripeto quello che ho detto prima, Kobe Bryant e la famiglia Bryant è stata voluta bene non solo da me, ma anche da quella società Viola e da tutta Reggio, da tutta la Calabria. Ecco, questo ci tengo a dirlo. Abbiamo fatto un po' di giri settimana scorsa, siamo stati al Vinci, al Region College, dalle suore di Maria Ausiliatrice. Ma innanzitutto, casa Bryant com'era, te lo ricordi? Sì, era una bella villa non molto distante da qui dal palazzetto, dove hanno abitato anche altri giocatori tipo Volkov, Caldwell, e la Viola prendeva in affitto queste case. Poco distante c'era anche la casa di Re Calcati, vicino al giardino del grande Nino Neri. Era una casa molto comoda, si trovavano molto bene, una famiglia simpatica, umile, col padre avevo anche un ottimo rapporto, e poi spesso andavo a prenderlo a casa, a portarlo. Io abito anche ad Archi, prendevo prima Kobe, poi prendevo Ryan e poi andavo al Vinci o dalle suore a Modena per giocare. Quando loro giocavano in casa spesso salivano e quindi tanti genitori venivano a vedere queste partite e questo ragazzino che era veramente un divertimento. Naturalmente l'aneddoto più importante, palla sempre a lui,
e il figlio di Kim purtroppo la vedeva poco. Sì, anche se insomma probabilmente avere un talento del genere era un qualcosa fuori dal comune anche a quell'età. Ho recuperato un filmato, lo Star Game nel 1985, Joe giocava a Rieti con tanto di commento di Aldo Giordani che praticamente all'ennesimo passaggio davanti alla sua postazione di Kobe Bryant ha cominciato a chiamarlo per nome sottolineando i suoi grandissimi fondamentali, aveva 5 anni e raccontando probabilmente vedremo in futuro questo super ragazzo chissà dove. Ce l'ha visto giusto. Molto ravvicinata, vicino a me c'è il simpaticissimo Kobe Bryant, che è il figlioletto dell'asso dell'American Eagle, che si è prima esibito in un palleggio nel quale davvero dimostra che buon sangue non mente. Ci ha visto giusto, lui quando era qui sicuramente ha dimostrato di avere una predisposizione per questo gioco, soprattutto nel palleggio, l'uno contro uno, il tiro in sospensione con le gambe piegate, tipo alla Yelverton di una volta. Poi la madre natura lo ha anche dotato fisicamente, ma lui sicuramente ha fatto grossi sacrifici. Non dimentichiamo che si alzava alle 4 del mattino per tirare centinaia e centinaia di tiri. Non si vincono 5 anelli così solo per caso, si vincono perché è stato un grande talento, una grande perdita. Ho intervistato Domenico Paino settimana scorsa, un tuo ex allievo che insomma raccontava di tutti i tuoi insegnamenti che porta sempre nel suo background cestistico e diceva però sì, tutto bellissimo, tutto straordinario, però l'aneddoto vero e proprio è che Kobe non era il migliore di quel gruppo. No, non era il migliore di quel gruppo, perché quel gruppo intanto era un buon gruppo, poi a quell'età ancora era molto ragazzino, era il più simpatico, sicuramente aveva una buona predisposizione rispetto agli altri, ma a 8 anni ancora non è che può fare la differenza senza dubbio, questo ha ragione, ma soprattutto poi i ragazzini, i suoi compagni gli volevano bene, ripeto, quello è stato anche un bel gruppo i 77, quell'età ancora è così piccolo che non può assolutamente fare la differenza, però ripeto, madre natura e la grande predisposizione e il grande sacrificio lo hanno portato a vincere quello che ha vinto. Ricordi come avvenne questa tua collocazione nel gruppo con i più grandi? È stato naturale? Sì, Gebbia stabiliva i gruppi, lo ha messo naturalmente col gruppo migliore, me l'ha affidato a me e si è allenato per tutti i 9 mesi che è rimasto qui, si è integrato subito, poi sorrideva sempre come era fino all'ultimo giorno, con quel sorriso splendente, bello e simpatico, era anche da ragazzino, ma lui per questo ne ha preso molto dal padre. Joe era sempre con quel sorriso sulle labbra e sono rimasto molto male. È chiaro che a posteriori escono fuori aneddoti eccetera eccetera, tutti provano a prendersi un po' di paternità. Io ho allenato Kobe Bryant, però noi abbiamo l'originale ed è certificatissimo che Rocco Romano è stato l'unico vero allenatore a Reggio Calabria di Kobe Bryant, però raccontano che al trofeo Primavera con le sue giocate abbia fatto arrabbiare più di qualche allenatore e più di qualche avversario perché diventava irresistibile. Sì, al torneo Primavera le squadre venivano mischiate e ruotavano tutti gli allenatori, capitava anche con altri allenatori. Io voglio anche dire che tutti gli allenatori di quel periodo sono stati bravi, non è che solo Rocco Romeo si è comportato in un certo modo. Ruotava perché venivano i gruppi migliori, ruotavano tra tutti gli allenatori. Era un catalizzatore simpatico e la gente veniva a vederlo perché, ripeto, palla non ne passava. Si divertiva e qualche volta esagerava, ma a quell'età bisogna lasciare l'istinto che vada avanti. Hai avuto modo di risentirlo, di scrivergli successivamente alla sua esperienza qui arriva allo Stretto? Sì, tramite la famiglia Modafferi, che tutti avete visto tramite i filmati, ho tentato di contattarlo, ho scritto anche i Lakers, però come tutti sanno lui aveva un contratto con la Nike che gli impediva di poter venire a Reggio, poteva andare solo a Roma, Milano e Bologna. Purtroppo il business è questo, probabilmente la Nike ha sottovalutato Reggio Calabria, perché penso che se si fosse organizzato un evento non sarebbe bastata tutta la marina alta e bassa per contenere Sicilia e Calabria per vedere questo giocatore, altro che palazzetto. Purtroppo ho tentato, ma poi anche Mario Arcieri del Corriere dello Sport mi ha detto che non c'era niente da fare.
e poi alla fine insomma ho desistito, e sarebbe stata una cosa bella organizzare tutti insieme, no? io, tu e tanti altri, organizzare un evento con il comitato per farlo venire qui. Anzi, ricordo che gli hanno dato una deroga solo eccezionalmente per 3 giorni per andare a Reggio Emilia. E voglio dire, come è andato a Reggio Emilia, suo padre sicuramente l'avrebbe portato anche a Reggio Calabria. Basta il ricordo bellissimo che aveva, o quando lo incontravo al Papyrus durante le serate. Poi lui è tuttora ancora legato alla famiglia Modafferi, moltissimo legato, hanno rapporti veramente molto stretti, di estrema amicizia. Tornando all'aneddoto storico di questo ragazzino di 8 anni in riva allo Stretto, che realtà vedeva? Che Reggio Calabria era in quegli anni? Era un momento molto difficile per la città, molto molto particolare. La Viola in quel momento era un punto di riferimento per tutti, per coloro che non volevano mettersi nella cattiva strada. Avevamo centinaia e centinaia di ragazzini che venivano a fare basket. D'altronde, in quel periodo, tra Regina e Viola, la gente usciva da un campo e entrava dall'altro. Sicuramente la Viola ha avuto una valenza sociale molto molto importante. Non dimentichiamo anche che in 50 giorni è stato costruito il Botteghello. E per chiudere, un messaggio lassù per il tuo piccolo allievo Kobe Bryant. Tu hai avuto tantissimi ragazzi, tantissimi allievi. Una parola per chi non c'è più e che sicuramente lassù ci segue. Che preghi per noi. Impazza sulle pagine digitali di Reggio Canestro questo scoop, questo possibile scoop, è un rumors, un po' come quando Vieri doveva firmare per la Sampdoria in estate, nel calcio degli anni 90 a suon di miliardi. Qui non sono miliardi, sono 1.000 euro, sono piccoli ingaggi del campionato regionale di Serie C Silver, anche se la Pallacanestro Viola Supporter Trust, complice la firma del main sponsor, punta in alto e sembra vicinissima alla firma di Yande Fall, giocatore straordinario che ha scritto pagine indelebili il basket di Calabria, vincendo con le canotte di Newton Crotone, la squadra che lo ha lanciato grazie all'opera del presidente Gidio Carbone e di Fabio Pirillo, successivamente a Pianopoli, ma non solo, ce lo ricordiamo in tante formazioni di Calabria, e poi il volo, prima in A2, a Latina, a Verona, a Veroli, e successivamente in giro per le Serie B in tutta Italia. Oggi è ai margini e probabilmente alla fine titoli di coda della sua esperienza a Giulianova, e sembra che il GM Giuse Barrile abbia messo gli occhi per un suo possibile ingaggio proprio alla Pallacanestro Viola, proprio per sognare, per provare il salto in Serie B. Sarà Yande Fall il tassello mancante nel quintetto di Paolo Moretti? Lo scopriremo prestissimo, anche perché stanno scadendo i giorni del contratto del francese Florian Ouédraogo, giocatore che al momento non ha convinto. Scopriamo cosa è successo nella domenica di Serie C Silver. Pronostici rispettati o quasi nella prima giornata della fase ad orologio in Serie C Silver. 7 giornate che proietteranno le prime 4 formazioni, probabilmente Pallacanestro Viola Supporter Trust, Mastria Academy, Bimun Basket Rende e Lumaca Reggio Calabria, verso il playoff, terza fase di una corsa lunghissima a caccia dell'unico posto verso gli spareggi, prima contro la seconda rappresentante della C Silver della Sardegna e successivamente, in caso di vittoria, nelle Final Four di Ferentino contro le altre migliori dei gironi del centro-sud. L'imprevedibilità della fase d'orologio viene fuori però al Palasparti di Lamezia Terme. Chi si aspettava una sfida a senso unico con un punteggio dilagante per la capolista Pallacanestro Viola si è dovuto ricredere almeno per 3/4. Non brilla e gioca con tanto nervosismo la compagine di Paolo Moretti. Annotatevi questo nome, Musicic, atleta ingaggiato alla cantera della massima espressione del basket di Calabria, la Planet Catanzaro, che a soli 17 anni brilla e fa intravedere un grande futuro davanti a sé. Molto bene anche l'ametino Giuseppe Giampà. Per gli ospiti, Ozzolins, per doppio fallo, è costretto a lasciare la partita. La risolve ancora una volta uno scatenato Luca Sebrek, mentalità vincente e un solo obiettivo davanti a sé, la Serie B. Il finale è dilagante, 62-86. Non brilla neanche la Mastria Academy, seconda forza del campionato.
I catanzaresi rischiano ma vincono contro la grande voglia di emergere e difendere della Bim Bum Basket Rand, gara tonica per i silani che con grande aggressività e intensità hanno messo in difficoltà la seconda forza del campionato, seconda soltanto alla pallacanestro viola. Bene, nel primo quarto il team di Salvatore Formato, la gara cresce di intensità, successivamente si gioca punto su punto con l'inglese Zach Gachet protagonista per i locali e il trio Coluccio, Falzetta e Federico a combattere pallone su pallone per la causa del team di Massimiliano Arigliano. La svolta arriva a 5 minuti dalla fine, Monacelli ha le armi giuste per firmare il break per la vice capolista, termina 73-65. L'ultima formazione che si andrà a classificare nel girone ad orologio verrà retrocessa in Serie D e la candidata numero 1 ovviamente è la formazione giovanissima della scuola di basket viola. La retrocessione infatti, a meno di clamorosi colpi di scena nelle restanti 6 giornate della fase d'orologio, sarà per i giovanissimi di Pasquale Motta che pagano una stagione di formazione e rifondazione e tante sfortune con annessi infortuni a raffica. Si rivede Miranovic che prova a suonare la carica a suon di triple. Shalabba ha deciso di restare con la canotta della scuola di basket e rifiutare le tante offerte in arrivo, ma le danze sono condotte in lungo e largo dai ragazzi allenati dal duo D'Arrigo e Russo. Un monologo di canestri per la vista al pallabotteghella e Maxi Bottino che si allunga ancora di più nel quarto quarto. Lo staff tecnico della VIS farà girare al meglio tutti gli effettivi, complice la partita del lunedì sera contro Salerno in Under 18. Cardone, Signorino, Fazzari, Kindamo, Warwick e Lobasso chiudono in doppia cifra, ma l'MVP della gara è il volenteroso e maidomo Giovanni Galimi. Per il micro play Bianco Amaranto, 8 punti, 10 rimbalzi e 5 assist. Tuffo nel basket NBA, sempre nel segno del numero 24, più forte di sempre, il Black Mamba, anche se in quell'occasione il Black Mamba aveva la canotta numero 8. Similitudini e dediche da parte di un suo amico, il numero 23 di LA e dei Lakers, ovviamente LeBron James, che qualche ora prima aveva superato il record dell'atleta passato anche da Reggio Calabria, Rieti, Pistoia e Reggio Emilia, Kobe Bryant, tant'è che LeBron James proprio 48 ore prima aveva firmato il sorpasso nel record di punti realizzati del numero 24 dei Lakers, ponendosi dietro soltanto a due mostri sacri e prolifici del basket mondiale come Karl Malone, complici gli assist ovviamente di John Stockton all'interno del duo Stockton to Malone che fece epoca, e di Kareem Abdul-Jabbar, uno dei giocatori più rappresentativi di sempre di questo sport, grazie al suo meraviglioso gancio cielo che fece le fortune di Milwaukee e successivamente proprio dei giallo-viola di Los Angeles. Una schiacciata con dedica e una similitudine, LeBron ha detto: non volevo emularlo, ma qui ci sono tutti i presupposti per il clone stampa 3D di quelle moderne, tale e quale. Guardiamo il filmato. Maybe that'll wake him up. Double pump it, bring it down. This is the new style. Westbrook left wide open, had to kick it out, picked off. Here's the ball to Stankovic. Trying to dribble. Foxy takes it away. Show us something, LeBron. In the short third. Turno di riposo nel campionato di Serie D, anche perché tra una settimana si parte. Anche qui, come sta accadendo in Serie C Silver, fase ad orologio con 7 turni che porteranno soltanto 4 squadre a giocarsi le final per volare in Serie C. Sono 2, come nella passata stagione, i posti disponibili nel massimo campionato regionale. L'auspicio che entrambe le squadre che verranno promosse non andranno a rinunciare, cosa che sta accadendo tanto troppo spesso negli ultimi anni nel basket calabrese in ambito FIP.
Aspettiamo dunque l'evolversi di questa fase, raccontandovi che la prima fase è stata vinta con merito dalla strabiliante cestistica gioiese di coach Eugenio D'Attola, specialista nel settore e specialista nell'amalgamare un giovanissimo gruppo creato grazie al lavoro proficuo del basket Talan in ambito giovanile e alla presenza di tre giocatori fuori categoria fortissimi: il miglior marcatore di questo campionato Francesco Russo, il regino Marco Costantino, giocatore specialista in promozioni, lo ricordiamo, alla Target, al Valgallico, soltanto per fare qualche esempio, anche se gli innamorati del mondo nero arancio lo ricordano anche esordiente in Serie A1 con la Viola Reggio Calabria, che fu a Milano contro Sasha Georgievic, e poi uno dei giocatori più rappresentativi in ambito pianigiano, Michele Pricoco, ex Palmi e Taurianova, giocatore dal grilletto facile dalla linea di 6,75. Attenzione però agli inseguitori, la DR sembra al momento in affanno, complice la condizione fisica non perfetta di più di qualche effettivo, però il team di coach Sebi D'Agostino le proverà tutte per strappare un posto in C-Silver. Al terzo posto c'è l'Apollino Basket di Castrovilli di coach Marrone, che è davvero una gran bella squadra e può vantare su un fattore campo davvero efficace, e al quarto posto la rivelazione di questo campionato. Tanti di questi protagonisti hanno fatto benissimo in Canotta Nuova Jolly fino alla passata stagione. Oggi, grazie alla presenza dell'ottimo e dominante Francesco Sant'Ambrogio, secondo la speciale classifica dei punti, può davvero far bene e sognare la promozione in Serie C Silver al primo anno in questo campionato. Sì, qualche istante fa abbiamo visto la super schiacciata di LeBron James che emulava Kobe Bryant, anche se negli occhi dei tifosi nero-arancio riecheggia ancora il coro al Palacalafiore: questa gente non retrocede. Questa gente non retrocede! Questa gente non retrocede! Questa passione non può retrocedere, e la Viola che fu, la Viola che purtroppo non c'è più e che sognava il basket nazionale, privata per semplici ragioni burocratiche gravissime per carità di poter disputare il playoff al caccia di un posto in Serie A1. Il capitano era Agustin Fabi, gli stranieri fantastici erano Chris Roberts ed AJ Packer, l'allenatore Marco Galvani, c'erano italiani di livello come Lorenzo Caroti e Riccardo Rossato, e poi c'era lui, Patrick Baldassare, oggi leader del Ferrara. E anche lui, il nazionale svizzero, recentemente convocato per Eurobasket 2020 in compagnia di un altro ex della Viola come Dusan Mlajan, sogna un qualcosa di straordinario, sogna di emulare il Black Mamba a suon di schiacciate. Guardiamo questa bellissima similitudine. In Serie A2 tantissime sfide tra ex nero-arancio, vi basti pensare che a Scafati giocano Riccardo Rossato e Ion Lupus, che si è giocato il match con tanto di diretta sulla TV nazionale tra il Treviglio vincente con Pecker e Caroti contro l'Orlandina di uno scatenato Marco Laganà, nuovamente in doppia cifra all'interno di questa rinascita cestistica in Serie A2, dopo essere partito alla Serie C Silver con la Beretta Lumaca proprio all'interno di questa annata agonistica. Ci trasferiamo invece al campionato di B femminile, anche perché si ferma qui la striscia di vittorie del team in rosa della Mastri Academy, massima espressione del basket femminile regionale, che complice l'assenza di una pedina fondamentale come Francesca e Isabella, complice la condizione di infortunio e di resistenza di tante atlete del roster, su tutte Anna Trotta e Alice Montebello, non riesce a violare il Palanebbiolo. Gioca una gara equilibrata per due quarti e mezzo contro la storica Recifina Messina, formazione che sta lavorando molto bene in sinergia con il CUS Messina, e nella seconda parte di gara appunto le giovanissime peloritane firmano la striscia positiva verso una facile vittoria in quel di Messina.
E proprio contro le formazioni peloritane arrivano amarezze nel campionato Under 15 per le giovani formazioni di Calabria, tant'è che il Milazzo, seconda forza del torneo proprio in questo speciale campionato giovanile, batte prima la Mastria Academy con un punteggio a record e bissa questo successo anche contro la terza forza del torneo, la Regina Jumping, nella gara giocata domenica mattina. Sconfitta contro i Lions di Messina invece tra le mura amiche per la scuola di basket viola di Francesco Barilla. Cosa può succedere in questo campionato? Le prime quattro formazioni voleranno per la seconda fase. È ovvio che per il primo posto ci si giocherà tutto nel turno del 22 febbraio tra Milazzo, formazione allenata dall'ottimo Gigi Maganza, anche lui vecchia conoscenza del settore giovanile della viola, contro l'attuale capolista, il fortissimo Cus Catania. La Jumping ha tutte le carte in regola per terminare al terzo posto questa classifica, la scuola di basket viola invece non può più sbagliare per strappare l'ultimo posto, il quarto, per la seconda fase. Nel campionato di Under 18 d'eccellenza invece registriamo la prima sconfitta stagionale per la straordinaria e bellissima Planet Basket Cananzaro di Fabrizio Tunno e Umberto Di Martino, che si ferma nel turno scorso al Palamaggio dopo 13 vittorie consecutive. Palamaggio, palazzetto di Caserta contro la Juve di Caserta, scenario che fu davvero straordinario per il basket meridionale, complici le gesta di atleti del calibro di Oscar Schmidt e successivamente del mito dello scudetto con Franco Marcelletti allenatore, Gentile sposo dell'agnello, Shackleford e Tellis Frank. Erano anni fantastici dove anche la cestistica per viola sognava. Piccola nota a margine a proposito di Viola e Catanzaro: la Planet Basket Catanzaro del presidente Procopio è stata invitata e parteciperà al torneo di carnevale di Piombino, un po' come accadde 30 anni fa circa per quella formazione giovanile in nero arancio allenata da Gaetano Gebbia, dove spiccavano le performance di atleti del calibro di, udite udite, Ugo Sconochini, Giorgio Rifatti, Giampiero Corlito, Roberto Zumbo, Agostino Livecchi, eccetera eccetera. Una formazione realmente straordinaria. Ah, in regia c'era Rocco Famà, che è probabilmente stato il talento maggiore in quegli anni dal punto di vista tecnico e di mentalità vincente. Capitolo CSI, giornata importante anche perché la Fortitudo Amissima Pellaro sigilla il secondo posto vincendo al Pala CSI di Gallina contro la Gallinese, appunto Gallinese con tante troppe assenze, e dunque ci si avvia verso il big match assoluto di questo campionato che trasmetteremo in diretta su Rack Live a partire dalle ore 21 del giovedì sera. Dunque Fortitudo Pellaro, seconda forza del campionato, contro la medaglia di bronzo italiana della passata stagione, la fortissima Magic di Sergio Sant'Ambrogio. Sfida tra batterie di esterni davvero che non hanno niente da invidiare ai campioni di serie C Silver, per farvi un esempio, con tanti veterani all'interno dei due roster e tanta qualità, con una pallacanestro davvero brillante che promette scintille. È stata una puntata speciale anche perché i contenuti video legati a Kobe Bryant non solo ci stanno appassionando con un pizzico di tristezza. È doveroso ricordare per la cronaca che il giorno 24 febbraio allo Staples Center, per il volere della moglie di Kobe Bryant, Vanessa, si andrà a onorare la memoria del numero 24 Kobe Bryant e del numero 2 della figlia Gianna. Sarà un evento tanto americano quanto sentito, quindi saremo tutti incollati avanti alle televisioni internazionali per capire cosa accadrà all'interno di questa celebrazione. Anche in questo caso vi lasciamo con una dedica per uno straordinario atleta che purtroppo non c'è più e che stiamo rimpiangendo giorno dopo giorno. Alla prossima! Thank you, Molly Carter. Without you, we wouldn't be here. And to my wife, Vanessa, our daughters, Natalia, Gianna, and Bianca, ti amo con tutto il mio cuore. You are my inspiration. Thank you so much, guys. Thank you.